E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al settimo episodio di Pokémon Nero. Ragazzi, andiamo subito! Ok, eravamo rimasti qua dopo che abbiamo sconfitto il capomaestra Artemisio, ragazzi. Vado ad curare i Pokémon e poi andiamo avanti. Non ho in questo... cosa? Ah, lotta SPA. Ok, ragazzi, faccio tutti questi allenatori nel Cile, proprio... Airfly! Questo qui, ragazzi, vi dava la Velox Ball, se ci parlate. Oh, attenzione, anche la Timer Ball, ragazzi. Ok. Perfetto. Ragazzi, questo da Mirino. Ok. Manca solo questa da combattere. E poi vediamo la Pokéball sotto che cos'è, ragazzi. Ok, ragazzi, vediamo un attimo la Pokéball che cos'è. Oh, revitalizzante, attenzione. Ma ci deve essere anche un secondo piano, mi sa, qui. Sì, 54 ragazzi. Ok, ragazzi, vediamo un po' cosa ci dice questa. Oh, ma sei l'allenatore che ho incontrato all'ingresso. Se ti trovi qui vuol dire che sei piuttosto in gamba. Allora io che sono il più forte della ditta. Aggiungerei io che sono il presidente della ditta, sarò il tuo sfidante. Ok, ragazzi. Ok. Questa qua ve la faccio vedere almeno la sfidante tutto, cioè. Nel senso è il capo. Trubbish, attenzione. Devo dire che mi sono rimasti soltanto due Pokémon, eh. Dai, con l'idrocarica. Vediamo un po', ragazzi. Ok, shottato, buono. Devo dire poi non sta quasi al 26. Cioè, con questo Mon va al 26, sì. E è proprio più forte, ragazzi, eh. Mincino, sberletese, ragazzi, e si vola. Dai, con sberletese. Un colpo brutto, colpo shottato, incredibile, raga. Troppo forte questo Pyro, attenzione. Mi interessa sapere che tipo di allenatori fronte alla mia ditta. E fare la parte del tetto di pulizia mi diverte anche. Tieni, accetta questo regalo. Oh, il condividi esperienza, signori. Ho fatto bene andare qui, ragazzi, eh. Attenzione. Qui c'è una Pokéball che ci dà iperpulsione. Oh, ragazzi, andate qua, mi raccomando, andateci. Ora vi faccio vedere dove si trova, eh. Andiamo piano terra. Vabbè, comunque è SPA, ragazzi. Ci dovrebbe stare anche un altro accanto, se non sbaglio. Comunque è proprio qua. Al centro, quasi. Proprio al centro, ragazzi. Qua c'è il centro Pokémon, da sinistra del centro Pokémon, proprio. Ragazzi, se passate per di qua, ci sta questo qua che ci dà... Flash! Attenzione, ragazzi, non me lo ricordavo. Ok. Questo è l'altro, penso. Vai, facciamo la lotta contro quest'altro, ragazzi. Ok, l'abbiamo sconfitto. Ragazzi, ma che cos'è questo bar qui? Ah, ok, la musica. Ok, niente di che, niente di che, niente di che. Ok. Direi di proseguire, ragazzuoli. Ah, qui ne abbiamo due, aspetta. Cerco un attimo il terzo, ragazzi. Ragazzi, trovato il terzo ballerino. Perfetto, lottiamo anche con questo. Ecco qua, ragazzi. Grazie mille, è nato un grande team. Questo è per ringraziarti. Mota Muneto. Ok. Perfetto. Proseguiamo, ragazzi. Proseguiamo. Andiamo avanti nella storia. Andiamo. Pi pi piri pi pu pira pi piri pu pu. Oh! Ehi, Righi, ricordi la promessa che mi hai fatto all'Interpoké? Allora facciamo subito una bella lotta, ma innanzitutto... Dici di fare attenzione a non distruggere il display durante le lotte. Sei anch'io sono migliorato, mi conosce. Oh, attenzione, vai ragazzi, vai contro belle! Attenzione, attenzione ragazzi, attenzione. Vediamo un po'. Erger ci mette per primo. Ok, ci mette Erger, ragazzi. Prepotenza, io metterei subito Pyro. Facciamo un bel sberletese, ragazzi. Vai, vai. Vai, signor Pyro, vai. Entra tu in campo. Nel campo da battaglia o di morte o di tutto il Cristo nostro. Dago sberletese, signor Pyro.
E perfetto, Erdier è andato, signori. Violet livello 19. Attacca l'iter. Chi la usa tormenta il fanfurio nemico impedendo di usare la stessa mossa due volte di seguito. Questa è importante. Secondo me togliamo graff, togliamo graff. Ok. Munna. Violet, signori. Gli facciamo un bel inseguimento. Ma Violet impara morso, ragazzi. Dovrebbe imparare morso, vero? Quando la impara morso questo qui? Inseguimento. Che è super efficace. E lo shot. Attenzione, signori. Sylvine. Vai Dracula. Vai signor Dracula, che vi facciamo un bel aerosoglio, ragazzi. Bello Sylvine, ozio, vero? Non mi ricordavo così, ragazzi. Molto. Oh sì, baby. Serperior è molto figo comunque, secondo me. Vai con aerosoglio. Tanto ci fa crescita, ragazzi. Ok. Gli togliamo un bel po', Comunque Sylvine in livello 20, ragazzi. Io ok che ho lo starter al 26, però lei mi sta andando bene alla fine. Vai signor Dracula. Super pozione di Bell, attenzione. E si recupera tutta la vita, ragazzi. Dai, fai un brutto colpo, Dracula. Ragazzi, è ancora crescita. Questo come fa un attacco mi distrugge tutti poi, oh. Crescita comunque è ottima mossa, ragazzi. Ancora super pozione, attenzione, una lotta infinita, ragazzi. Quante super pozioni ha questa Bell? Vorrei ucciderlo con Wubat, ragazzi, con Dracula. Perché almeno sale anche di livello un po'. Ok. Va benissimo. Ancora crescita, ragazzi, ma che lotta incredibile. Spero che ora attacchi però, Ok. Ok, ragazzi, è andato, Sylvine, è andato. Ok, livello 22 per Dracula, ragazzuoli. Pampur. Ragazzi, noi non abbiamo un Pokémon di tipo erba, sapete? Mi sa che mi prenderò in squadra coso, ragazzi. Le Venni, sapete? Mi sa che mi prenderò in squadra le Venni proprio, ragazzi. Proprio le Venni. Mi devo ricordare un attimo le evoluzioni. Se lo sapete nei commenti, ditemelo, ragazzi. Scrivetemi. Devo rivedere un attimo chi è il Pokémon che si evolve in le Venni. Perché sinceramente non mi ricordo. Ok, intanto Pampur ci fa lo stesso danno che abbiamo fatto noi. Comunque Sfuriate secondo me è un'ottima mossa, ragazzi, perché può arrivare da 2 a 5, quindi ogni volta fa 4 a me, non so perché. Ok. Dai, con Sfuriate, 1 e 2. Let's go. Ogni volta comunque a me Sfuriate fa 3 o 4 o 5, ragazzi. È incredibile. Ok, bella è stata sconfitta. Ok, forse non diventerò un allenatore forte come te, Comor o Iris. Però da quanto abbiamo lasciato Soffi Lieve ho avuto modo di incontrare diverse persone. Sto pensando seriamente alle mie aspirazioni e possibilità. In questo senso i Pokémon sono stati l'occasione per dare inizio a molte cose e vivere nuove esperienze. Quando hanno rapito il mio Pokémon è stato davvero terribile. Però penso di aver fatto proprio bene a partire per questo viaggio. E ho anche capito che non posso fare a meno della compagnia dei Pokémon. Ora ti saluto, ma ci vedremo presto. Ciao Ricky. Attenzione, ragazzi, attenzione, attenzione, attenzione. Gli allenatori, presta attenzione al colore della sabbia. Vedi che una parte è più scura e un'altra più chiara. In quella più scura si è... Ok, questi sono i Pokémon, ovviamente, si sa. Precisione X. Oh, qua sopra, ragazzi, che cosa c'è? Intanto vediamo i Pokémon che si possono prendere. Oh, li catturo, ragazzi, Ok, catturato lo Scraggy. Perfetto. Buio lotta, ragazzi.
io non vorrei mettere squadra, però mi ispira molto. Poi vediamo, ragazzi, poi vediamo. Poi vediamo se metto le squadre o no. Per ora non voglio, non vorrei mettere le squadre. Oh, qua c'è uno strumento nascosto. Ok, ragazzi, ho preso anche Darumaga. Sto prendendo proprio tutti i Pokémon che incontro, ragazzuoli, eh. Ovviamente mi piace catturare tutti i Pokémon, ragazzi. Ok. Che non sta qui allora, sta sotto. Che dovrebbe essere qui. Cos'è? Perla, ragazzi, perla. Sconfiggo questi due allenatori al volo, ragazzi. Oh, che cos'è? Cos'è, ragazzi? Ciao, l'amo? No, non ce l'ho. Vabbè, sconfiggo questi due allenatori, raga. Ok, ragazzi, l'ho sconfitti qui là. Mega Ball intanto. Poi ci sta un oggetto nascosto, ragazzi, eh. Oh, Sandile, catturiamo anche lui. Ok, ragazzi, non sono riuscito a catturare. Intanto Ultra Ball qui in mezzo, va benissimo. Prendiamo questa. Iper pozione. Attenzione, ragazzi. Attenzione, che questa è buona. Mettiamo questo. Ok. Devo andare di là, vero, ragazzi? Sì, per forza. Ok, questa qui. Antiscottatura. Attenzione. Comunque, ragazzi, è troppo buona con questa roba qui, eh. Etere, attenzione. Sconfiggiamo questo. Ok, aveva Timbur, ragazzi, molto easy. Oh, attacca lì che abbiamo appena fatto imparare. Attenzione. Vado a curare i Pokémon, ragazzi. Ragazzi, nel mentre ho catturato anche Sandile. E sinceramente questo qua, terra buio, ragazzi, un Pokémon terra non farebbe male. Infatti lo metterò, ragazzi, lo metterò in squadra. Ragazzi, ho scelto il nome. No, è vero, ce l'ho dentro al box. Mannaggia. Andiamo subito, ragazzi. Ragazzi, sono entrato in quella casetta vicino. Ah, è riposino. Ecco qua che c'è per il riposino, ragazzi. Quindi andavamo a tornarci trovando. Vabbè, però devo prendere Sandile, quindi ci andiamo. Ragazzi, ecco qui il Pokémon. Kaiman. Non so, mi piaceva il nome Kaiman, ragazzi. Allora. Attacco, quindi è fisico, ragazzi. Aumenta l'attacco quando manda un nemico KO. Arroganza. Morso tubo sarebbe attaccato e sappio d'ombra. Vabbè, non è male, ragazzi. Io direi di mettergli subito una cosa. Quindi dai. No. Dov'è? Dov'è, ragazzi, il condividi esperienza? Ecco qui. Ok, abbiamo dato il condividi esperienza, ragazzi. Ok, ecco qui Comore, ragazzi. Ilarichi, non vedo l'ora che tu prendete medaglia a Scarabeo. Ora possiamo sfidarci a vedere chi è più forte tra noi due. Lotte tra compagni di squadra, quindi tra rivali, ragazzi. Tra Comore, bello, oggi è un episodio un po' così. Tutte lotte molto esuberanti. Idob. Ok. Vai, Frog. Oh, ragazzi, potremmo ucciderlo, eh. Ma non si evolve Pidove? A livello 20, ragazzi, non diventa tranquillo, dico. Non l'ha fatto evolvere, forse. Guarda quanto gli ho tolto, ragazzuoli, incredibile. Incredibile, incredibile. Però mi serve un po' molti erbe, eh. Sto pensando se prendere le venne. Però non mi ricordo che Pokémon è, ragazzi. Cioè, come si evolve. Lo sapete, ne aumenti il demo, per favore. Ok. Panzer, poi tipo fuoco, giusto? Cioè. Vai con un bola raggio, signori. Dai, forse dovrei shottarlo, eh. Pure efficace. Invece no. Ma mi è stato lo sbadiglio, ragazzi. Quindi io gli metterei proprio Kaiman, metterei. Tanto scusate, ragazzi, ma ho sete, quindi bevo un attimo. Morso che non ci fa nulla e sabbio d'omba
brucia tutto che non ci fa nulla, ragazzi. Penso, spero. Porca troia. Vai, vai signor Kaiman. La prima lotta di Kaiman, ragazzi. Arroganza. Aumenta l'attacco di Kaiman. Livello 16 per Kaiman. Signori, signori bellissimi. Oh, garanzia, ragazzi, subito. Leva attacca leader. Tanto ce l'abbiamo su Purloin. Ok. Dewott. E qua il problema. E qua il vero problema, ragazzi. Mettiamo Dracula. Mi serve un Pokémon di tipo o elettro. O elettro, ragazzi. Oppure o erba. Mo decidiamo insieme, ragazzuoli. Con chi lama? Porca troia, ragazzi. Ariosoio, vai per... No, vi attacco, ragazzi. Con chi lama rompe il cazzo. Siccome penso che Dewott sia più veloce di Pyro, ragazzi, mettiamo un attimo un Frog, ok? E facciamo un bel colpo di fango per evocare l'energia. Così diminuisce la velocità di Dewott, ragazzi. Aia, tanti baccacedro. Sto stronzetto, ragazzi, sto stronzetto, attenzione. Doccia scudo. Voglio un attimo provare coro, ragazzi. Vediamo un po' coro. Ok, vediamo quale, vediamo. Madonna, ragazzi, ma con Kilama, ma quanto è forte con Kilama? Non mi ricordavo così forte con Kilama, sapete? Vai, colpo di fango. Ragazzi, forse sapete che se metto Purloin lo uccido. Kaiman, raga. Proviamo con Kaiman. Morso. Vai! Grande Kaiman, prendete tutta la sua esperienza, signori. Mamma mia, Kaiman con 1285 XP, raga. Livello 17. Livello 18, attenzione, doppio livello per Kaiman. L'ultimo Leopard. Io direi Pyro, tanto è buio, quindi se faccio sberlese, ragazzi, dovrebbe essere super efficace, vero raga? Vero ragazzi? Papapero? Bello Leopard, dai che ce l'avremo anche noi, ragazzi. Beh, il seguimento non dovrebbe togliermi tanto. Infatti. Sberledese. Cazzo, però io contro la lotta, ragazzi, ho due. Ho Purloin e Sandile tipo buio. Va bene, poi vedremo. Oh, il riduttore non mi ricordo che faceva forse subito danno, vero? Danneggia un po' anche la usa. Vabbè, togliamo colpo coda, ragazzi, tanto non ci serve colpo coda ormai. Servono quelle mosse, servono soltanto inizialmente, ragazzi. Ormai. Perfetto. Perfetto. Dunque questo è il tuo livello, magari sei anche forte, ma tra te e Tuon c'è un legame di fiducia. Ma vedrai, tirerò fuori il massimo di possibilità di Dewott e degli altri Pokémon, ti batterò. Oh, l'Interpoke sta squillando, attenzione. Ciao, potresti venire un attimo da me? Certo, prof. Raya, cosa c'è? Bella, non si è accorta di chiamata, sarà impegnata a fare qualcos'altro. Non mi resta che chiamarla dopo, per il momento lo dico a voi due. Vi aspetto davanti al barco Sciroccopoli, subito. Ok. Ok, andiamo ragazzi, proseguiamo. Direi di mettere... cazzo, due Pokémon mi sono rimasti. Tre Pokémon con Kaiman, ragazzi. Proseguiamo dritto. Mettiamo questo anche. Questo che dice? Ah, ok. Ma qui ci sono allenatori, ragazzi. Oh, vado un attimo a curare i Pokémon. Almeno, ragazzi, mi alleno i Pokémon. Ok. Combattiamo con tutti, ragazzi. Sconfiggo proprio tutti al volo, eh. Oddio, ragazzi, oddio. Mentre stavo allenando, attenzione. Attenzione Violet, signori. Attenzione Violet, ragazzuoli. Attenzione, si sta evolvendo gli Leopard. Incredibile. Eccolo qui, ragazzi. Eccolo qui.
Tensione, ragazzi. Ok, ragazzi, ho messo Leopard intanto. Combattiamo anche con questo, poi prendiamo tutte le Pokéball. Ok, prendiamo la Pokéball che è super pozione. Iper pozione, incredibile, ragazzi, incredibile. Ok. Altri allenatori qua. Ok, andiamo avanti. Oh, attenzione, eccoci qua. Ciao Ricky, vieni qui. Sono venuto qua perché Camellia aveva delle domande da pormi sui pomi di quell'elettro e parlando con lei mi si è venuto in mente. Volevo vedervi perché ho qualcosa da darvi, ecco regalino. Ecco a te Comor. E anche a te Ricky. Ultra Ball, ragazzi, Ultra Ball, attenzione. Quando incontrate un pomo che volete assolutamente come amico, dovete usare una bolla adatta. Onde evitare delusioni. Potreste non avere un'altra occasione di incontrare lo stesso pomo. E poi, detto da me che vi ho affidato il compito di completare il Pokédex, potrebbe sembrare un po' strano, ma mi raccomando, durante il vostro viaggio cercate anche di divertirvi. Ah, non fraintendetemi però. Non voglio dire che dovete trascurare il Pokédex, intesi? Bene, ora devo incontrare Bella. Ok, ragazzi. La professoressa ci ha affidato il Pokédex per spronarci a viaggiare. Me l'ha raccontato mia madre. Le nostre mamme e quella di Bella hanno parlato con la professoressa per farci assegnare l'incarico e darci l'occasione di viaggiare e conoscere il mondo. Vabbè, Ricky, ora cosa facciamo? Potremmo sdebitarci andando a catturare dei nuovi Pokémon lungo il percorso 4. Già ho fatto, fratello. Io già ho fatto. Ok. Perfetto. Ragazzi, Sciroccopoli. Attenzione, il Team Plasma. Lo sai benissimo dove si trova la pensione Pokémon. E ora devi dircelo, non vorrei mica far arrabbiare il Team Plasma. Siamo qui per sottrarre i Pokémon ai loro proprietari. Nella pensione ci sono di certo i Pokémon di molti allenatori. Consigliacili senza fare troppe storie. Vecchietto, cosa state farneticando? Aiuto, mi sembra un allenatore forte. Pensaci su, ti prego. Se ti metti in mezzo prenderemo anche due Pokémon. E ragazzi, un'altra volta in Team Plasma, sempre in mezzo al cazzo. Incredibile. Incredibile, signori, incredibile. Assurdo. Wachong. Violet, credo in te. Individua, va bene. Vai Violet, che ora sei Leopard. Quanto sei buona, zio, però. No, sfidate, vi dato attacco, ragazzi. Attenzione, ci ha fatto pure un brutto colpo. Ancora individua. Mia ragazzi, il Team Plasma. Molto aggressivo il Team Plasma. Buono. 4. Oh, sempre 4 comunque. Oh, buono, mi avete dato ipnosi. No. No. Sfurate, comunque ragazzi, posso dire che fallisce sempre. È un po' una merda, scusate. È un po' una merda la mossa sfuriate, ragazzi, se devo essere sincero. Vai Pyro. Torna ragazzi, Pyro livello 28. Vai con sberletese. Ancora individuo, attenzione. Sberletese. E addio Wachog. Kaman livello 20. Trubbish. Forse il Kaman, ragazzi, con sabbia tomba. Vediamo un po'. Vai Kaman. Oh, che carino, ragazzi, Sandile, che carino. Vai sabbia tomba. Dovrebbe essere super efficace, ragazzi, vero? Infatti sì. Ok, non ci fa un cazzo. Ti riduce la difesa speciale, acido bomba, ragazzi. Non mi ricordavo. Va bene. Ancora sabbia tomba. Vai, signor Sandile. Cresci, cresci, Kaiman. Cresci, cresci, signor Kaiman. Anzi, signorina, merda. Non ci avevo fatto caso che fosse femmina, ragazzi. Vabbè. Vai, perfetto. Anche il secondo ci vuole sfidare. Ok, no, il secondo no.
Sono andati al Luna Park comunque. Grazie, accetta questo regalo come... Ok. La bicicletta abbiamo ricevuto, signori. Io gestisco una pensione pomo lungo il percorso 3. Se vuoi... Ok. Va bene. E Ricky. Prof. Araglia mi ha detto che a Sciroccopoli ci sono tanti luoghi da vedere. Tanto per cominciare c'è il Luna Park e poi lo Stadio Stellare, il Campetto, l'imperdibile Metro Lotta. Io vado al Teatro Musical, ciao. Mamma mia ragazzi, incredibile. Ok, devo dire che... GG ragazzi. GG. Ok ragazzi, io direi di chiudere qua il video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, anche la serie che vi stia piacendo ragazzi. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, commentate e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao belli!